niente concerto e nessun fuoco d'artificio. Sarà un capodanno in tono minore quello organizzato quest'anno dall'amministrazione Raggi per festeggiare il primo giorno del 2017. Il tradizionale concerto al Circo Massimo è saltato perché il vincitore del bando si è ritirato. L'amministrazione capitolina ha scelto sin da subito di non ricorrere ad un incarico diretto, per dare un segno di discontinuità col passato. Il vice sindaco e assessore alla cultura, Luca Bergamo, è convinto però che la festa di Roma, già organizzata per le 18 ore che vanno dall'alba al tramonto del 1 gennaio, riuscirà a riempire il vuoto lasciato dal concertone. In occasione dell'inaugurazione del presepe di Piazza Navona, Bergamo ha rivelato come l'amministrazione sia al lavoro per non lasciare vuoto il Circo Massimo. La forma che noi proponiamo di festa è una forma che consente di più alle persone di stare insieme, cioè di effettivamente cogliere l'opportunità di vivere il festeggiamento, il divertimento, lo stupore da interventi artistici, musicali, di teatro, in un modo che consente alle persone di stare e sviluppare relazioni tra di loro, cosa che è più difficile in un mega concerto. E se i festeggiamenti offerti dal comune saranno comunque di qualità, per molti romani sarà difficile abituarsi al nuovo totale divieto di usare materiale esplosivo, fuochi artificiali, razzi, petardi e botti di ogni tipo. Nel nostro paese i fuochi artificiali si portano appresso sempre un conto di persone ferite, se non morte gravi. E quindi, diciamo, rispondendo a un appello fatto tempo fa, molte città progressivamente in Italia stanno emettendo ordinanze che divietano l'uso di botti in tutte le forme, nelle aree abitate, durante il periodo di Capodanno in cui è più intenso. Questo ha fatto la città di Roma in questo spirito e lo fa, se non ho capito male, ci sono altre 1000 comuni d'Italia che hanno adottato lo stesso provvedimento. Riusciranno i romani ad apprezzare questo nuovo tipo di festeggiamenti? Per un bilancio non ci resta che aspettare l'anno prossimo.